qualità. Viviamo in una città dove c'è un fortissimo frazionamento societario, viviamo in una città dove c'è un grandissimo amore per il basket, viviamo in una città dove i risultati del basket stanno dando ragione a chi sta investendo cuore e anima in questo sport. Personalmente sono felicissimo perché sono qua in una doppia veste, perché sono anche presidente del forum e quindi in qualche maniera vedere dare il basket in questa struttura è una gioia immensa. Io derivo come tifoso dalle vecchie anche la nostra intenzione è dare un modo diverso di vivere il basket. C'è un termine che io non amo nella vita di tutti i giorni che è americanizzazione, ma al basket si spende e si adatta benissimo. Quindi bisogna cercare di guardare al di là delle nostre porte, cercare di creare iniziative, di americanizzare tutto ciò che riguarda la vita del basket e che riguarda da vicino i bambini, perché lo sport è colore, lo sport è musica, lo sport è gioia e il basket credo che sia uno degli sport che meglio identifica questo è quello che mi sento anche la persona che in questo momento l'ha creata, l'ha ideata. Non sarà quella definitiva perché abbiamo dovuto fare le cose un po' velocemente come potete fare immaginare, ma diciamo che è un po' un punto di inizio. Anche questa è una grande novità, è una maglia che lui descriverà, credo che su ricordo non ci siano mai state espressioni del genere, ma speriamo che piaccia. Dopodiché potete farci se le avete qualche domanda e poi magari prendiamo un aperitivo insieme perché abbiamo preparato qua fuori una postazione. Si tratta ovviamente di una tavola, perché i bambini giocano con la tavola, non avendo due manichini perché i nostri mezzi sono ancora limitati, abbiamo pensato meglio di pantaloncini in orange, che è il colore ufficiale della società, e in un celeste azzurro, non saprei come definirlo, gli amanti del basket lo definiscono azzurro o celeste North Carolina. E quindi se possiamo anche girarla la fai senza farti troppo male al manichino, il nome è casuale, è un diverso. Abbiamo ovviamente il centro medico sportivo quando si parla dello sponsor, come è ricordato anche.